messaggio un po' per tutti. Onestà. Il coraggio di dire la verità, la sincerità, la cazzim, mettercela tutta sempre, perché si può anche non arrivare, ma quando uno ce la mette tutta, secondo me ha già vinto. L'impegno, la determinazione, la costanza e poi il cuore. Amare, imparare ad amare quello che si fa. È importante secondo me. E io ho imparato a mettere il cuore in tutto ciò che faccio. Timeline. Successi, ricordi, emozioni e sofferenze di una vita. Paolo, come ti presento a chi non ti conosce? Beh, Paolo è un uomo entusiasta della vita, un uomo al quale piace sognare, realizzare sogni, un eterno Peter Pan con la consapevolezza di essere un uomo. Dove sei nato, Paolo? Io sono nato ad Aprilia, in provincia di Latina, perché mio babbo lavorava alla Simmental e io casualmente sono nato, insomma, ad Aprilia. Gli anni 60 ad Aprilia erano tosti perché, essendo il secondo polo industriale del Lazio, c'era un miscuglio di persone provenienti da altre regioni. Eravamo toscani, eravamo veneti, eravamo napoletani, siciliani, e quindi è stato uno scambio anche da piccoli, da bambini, diciamo culturale, non facile. Era difficile anche convivere con questa situazione perché c'era tanta malavita. Ho tanti ricordi, io giocavo a pallone all'oratorio, ero anche bravo a giocare a pallone, e in virtù della mia bravura a giocare a pallone ero un po' un mito da piccolo, e quindi ero quello che ero il ragazzo, il bambino che veniva aiutato e supportato, ma se non lo eri era un mondo un po' difficile a quei tempi. Quel mondo poi dove l'hai portato? Quel mondo ancora è nel mio cuore, perché io l'ho rifiutato e appena ho potuto sono scappato da Aprilia, perché essere il bravo ragazzo, il primo della classe, quello buono, il farlocco, dicevano, era dura, e io non riuscivo a essere se non questo, anche per struttura familiare, per insegnamenti ed educazione. E adesso me lo porto nel cuore perché Aprilia, i miei compagni di scuola, siamo tornati ad essere amici veri da una ventina di anni a questa parte, e ho scoperto che l'amicizia, quella vera, quella tosta, quella dura, nella vita dura. E effettivamente noi siamo una trentina di compagni di scuola che ci riuniamo 2-3 volte all'anno e con le famiglie e il resto, e quindi abbiamo creato un nucleo importante di amicizia. Ecco, visto che stiamo parlando un po' del tempo libero, anche se ce n'è sempre poco, poi ci racconterai. Sì. Ti piace viaggiare molto per l'Italia? Ma io ho viaggiato tanto. Italia, mondo, in Italia per lavoro. Ho avuto la fortuna di avere il coraggio di accettare le scommesse. Io sono una persona che accetta le scommesse, e nel mio percorso di vita ho realizzato tanti sogni cambiando tanti lavori, cambiando tante realtà, mettendomi sempre in discussione ed essere sempre disponibile. La disponibilità mi ha fatto crescere. Io ho fatto tantissime esperienze, io ho lavorato dalla Val d'Aosta alla Sicilia e conosco perfettamente tutta l'Italia, e sono grato a chi mi ha dato questa opportunità e al mio carattere, perché mi ha messo alla prova, ma credo di essere diventato un uomo consapevole. Si ricollega questa diversità nel tuo percorso professionale, di tanti lavori, di tante esperienze, a quella varietà che nominavi quando eri piccolo a scuola, tante persone da tanti posti diversi? Si ricollega in qualche modo? Ma in qualche modo si potrebbe anche ricollegare. Però io ho avuto una forte evoluzione, e perché io non ero così. Tant'è che mio babbo, gli anni 80, avrebbe voluto che io facessi il percorso bancario, no? Entrare in banca come molti dei miei amici. Invece poi io ho capito nella vita, e c'è stato un momento importante, il militare. Il militare mi ha aperto gli occhi, la mente,
il sapersela cavare da soli. E ho capito che nella vita avevo carattere, avevo struttura per poter fare altro. Un ricordo che ti viene subito in mente del militare? Ma un ricordo del militare è che nella vita bisogna trovarsi sempre al posto giusto, al momento giusto. Allora, sono andato militare nel 1981, quindi avevo giovane. E io ho fatto del tutto per non farlo il militare, per tornare a casa. Ci ho provato, non ci sono riuscito e quando sono tornato a Cividale del Friuli sono ritornato dove mi avevano messo a fare il furiere. Io non volevo fare il furiere. E ho dovuto gestire 4.000-5.000 soldati. Fortunatamente ho scoperto che io no, ero bravo. Tant'è che quando mi sono congedato, il colonnello, il generale, avrebbe voluto che io mettessi la firma e facessi poi il corso da ufficiale. E ci ho pensato, ma poi ho capito che non era la mia vita, benché ho un po' di impostazione gerarchica militare, diciamo. Io ho sempre fatto ruoli di organizzazione e di gestione trasversali nel mondo della GDO, della DO, di distribuzione organizzata, in aziende anche multinazionali. Ho avuto la fortuna di partire non troppo dal basso, ma avere la capacità di gestione. Ho imparato a gestire situazioni personali, il lato umano delle persone, le aziende, e in questo filone fino ad arrivare ad oggi. Ecco, oggi sei in televisione. Sì. È un mondo strano per te la TV? Ma è un mondo strano perché non l'ho cercato, è un mondo strano perché mi è arrivato all'improvviso e mi è stato proposto e ho accettato. È un qualcosa che io ho imparato ad amare, perché all'inizio chiaramente non si ama, ho accettato questo lavoro perché ne avevo bisogno e ora adesso è diventato nel sangue e devo dire che forse è il lavoro che amo e che ho amato di più. Sì, perché si sono create dinamiche, situazioni personali, di vita, con i colleghi, con tutta la struttura e soprattutto adesso ho la capacità e la facoltà di realizzare i miei piccoli sogni, no? Mettere su un programma che piace sulla mia idea, creare dei format insieme a voi che siano di successo e quindi i miei piccoli sogni, come sempre, vengono realizzati. Per ora, Paolo, abbiamo parlato di sogni, di realizzare, di successi, ma nella vita un po' di tutti ci sono momenti di difficoltà. Assolutamente. Possiamo entrare in qualche momento in cui hai dovuto dimostrare un certo atteggiamento per superarlo? Guarda, se la mia vita avesse una colonna sonora, potrebbe essere una canzone di Vasco Rossi. Vita spericolata. Io ho avuto una vita spericolata in tutti i sensi. Io ho avuto 3 incidenti mortali e non sono mai morto. Perché nella vita ci sono le 3 C, i cabeza, i corazon, i culo. Io ho avuto tanta fortuna nella vita, perché lassù non mi hanno voluto per 3 volte. La quarta, che non ho rischiato la vita, ma ho rischiato di rimanere in seggiola a rotelle, un incidente 5 anni fa, per schivare un animale, sono andato fuori strada, ho avuto un brutto incidente e mi sono rotto. Mi è scoppiate due vertebre e quindi mi si è leso il midollo e praticamente nessuno mi voleva operare. E dopo 25 giorni che ero a letto e ho capito che la cosa non andava bene, e ho preso il telefono, ho cominciato a telefonare professori, dottori e a Siena ho trovato un chirurgo che mi ha dato un appuntamento, il quale mi ha spiegato la situazione e mi ha detto che era molto pericoloso e che era rischioso, insomma. E io, insomma, lì ho sofferto un po'. Però mi ha dato una dritta. Dice, prova a chiamare questo personaggio, questo chirurgo. E lui non ti apre, ti fa radioscopia. E io ho sentito questo chirurgo,
abbiamo accettato la scommessa, mi ha operato, mi ha messo il titanio, mi ha ricostruito senza aprirmi, quindi senza toccare le parti nervose. Dopo questa operazione, un anno di palestra, di esercizi, un anno. Camminare male, camminare storto, sentire dolori. È stato un anno, perché ho sempre comunque lavorato, è stato un anno intenso. Paolo, allora, abbiamo parlato di lavoro, sì, di sconfitte, ma non era una sconfitta, una caduta in quel caso. Sì, proprio una caduta, sì. Bisogna parlare anche della vita in generale, diciamo così. Quali sono le tue massime soddisfazioni? Le massime soddisfazioni io le trovo nella famiglia. Ho aiutato la mia famiglia, babbo e mamma, in un percorso difficile. E la mia soddisfazione, la prima che mi viene in mente adesso, oltre al rapporto che ho con mia moglie, un rapporto veramente incredibile, dopo 22 anni che siamo insieme, è la nascita dei miei due nipotini. Cioè, mio figlio mi ha dato due bambini meravigliosi. E sono felice e veramente soddisfatto di essere nonno di due, di Enea e di Elia, ai quali mando un bacio. Ora poi mi commuovo e è bene finirla qui. Paolo, grazie di aver partecipato alla puntata. Io ringrazio te di avermi invitato. È stato un grande piacere potermi raccontare. Timeline. Successi, ricordi, emozioni e sofferenze di una vita.